Adesso il podio alla nostra sindaca, grazie Roberta Tardani, per un saluto all'Assemblea, prego, grazie. Buongiorno a tutti, perdonatemi per il ritardo, ma in genere chi è in casa poi alla fine arriva sempre in ritardo. Volevo salutarvi, darvi il benvenuto nella nostra città, credo che già Pier Giorgio Olivetti abbia fatto gli onori di casa egregiamente. Che dire, siamo in un momento sicuramente complicato, il mio ritardo è anche dovuto a una questione, alle chiamate che la ASL ci fa continuamente per la firma delle ordinanze che riguardano purtroppo gli isolamenti contumaciali che continuiamo a firmare da qualche giorno per l'emergenza sanitaria. Purtroppo siamo in una situazione in evoluzione che ci preoccupa, però comunque che cerchiamo di gestire nel miglior modo possibile. Che dire, la filosofia SLO io credo che quest'anno abbia molto pagato per garantire la vivibilità delle nostre città. Noi abbiamo avuto paradossalmente un'estate straordinaria dal punto di vista dei flussi turistici cittadini, nonostante avessimo un turismo esclusivamente di natura locale, italiana. E questo proprio perché i nostri borghi hanno quelle caratteristiche, quelle qualità di vita che danno sicurezza, consentono quindi visite in maniera sicura e che danno la consapevolezza di vivere in luoghi forse ideali anche per vivere. E quindi credo appunto che mantenere questo filone, questa filosofia sia assolutamente importante e anche di prospettiva, soprattutto perché non sappiamo esattamente quello che accadrà nei prossimi mesi. Quindi io auguro a tutta l'Assemblea un buon lavoro. Mi auguro che possiate, conoscerete sicuramente Orvieto, ma avete avuto la possibilità di visitarla. Tutti i nostri musei, tutti i nostri luoghi attrattori culturali sono aperti, l'abbiamo aperti proprio all'inizio, appena c'è stata la riapertura, perché abbiamo voluto dare un segnale di vitalità di questa città immediato. Quindi buon lavoro a tutti e io mi auguro di rivedervi anche in un momento più tranquillo e senza mascherina. Grazie.